Siamo in collegamento, come abbiamo annunciato, col segretario generale CGIL Foggia, Gianni Palma, che saluto e ringrazio, ben trovato. Buongiorno a tutti voi e a tutti gli spettatori. Ecco, qual è il suo commento dopo quanto successo a San Severo in seguito a questo incidente nel Luna Park? Ma guardi, si tratta intanto di un evento su cui naturalmente vanno approfondite le cause e naturalmente spetterà, immagino, agli organi della magistratura approfondire, c'è un'indagine già aperta. Noi riteniamo che debba continuare ad essere incrementato sostanzialmente l'attenzione sul tema della sicurezza, sui luoghi di lavoro che paradossalmente anche in questo caso, diciamo, va, come dire, rafforzata. Anche quello è un luogo di lavoro nel quale ci sono appunto collaboratori, lavoratori che prestano la propria attività anche in una fase, come dire, di ludica sostanzialmente e anche all'interno di quelle situazioni, di quelle fattispecie, vanno sicuramente, come dire, monitorati ulteriormente tutta una serie di procedure che debbano garantire ovviamente la sicurezza di chi opera su quelle strutture. Negli ultimi anni stanno aumentando gli incidenti sul lavoro e questo è diciamo così, il quadro della situazione che sicuramente è oggettivo sotto gli occhi di tutti. Che idea si è fatto di questo? Ma sicuramente da un punto di vista statistico c'è un incremento. Se lei pensa che nella nostra provincia ci sono stati nell'anno appena passato, nel 2023, diciamo, c'è stato un numero di circa tra i 13 e i 14, 13,5 per la precisione, incidenti sul lavoro. Sto parlando di quelli denunciati giornalmente. Ci sono stati poi 9 incidenti mortali che è utile sottolineare, colpiscono purtroppo tutti i settori produttivi. Non c'è un settore, diciamo, più a rischio e un settore meno a rischio. Storicamente, come dire, il settore più a rischio era quello dell'edilizia, poi si è passati un po' all'agricoltura. Ecco, oggi purtroppo questi fenomeni, questi incidenti, quelli diciamo ufficialmente denunciati e quelli che poi apparentemente vengono tra virgolette trasformati in malattia, mi riferisco agli infortuni, purtroppo capita anche questo al sud e in Italia in generale, sono un numero che sicuramente non è un numero accettabile per un paese normale. Da dove si deve cominciare per poter cercare di invertire questa tendenza? E chi soprattutto deve iniziare, oltre alle aziende, le istituzioni? Ma guardi, noi pensiamo che vista la gravità del problema tutti i soggetti debbano fare qualcosa e nel nostro territorio, ad esempio nella provincia di Foggia, ci siamo subito attivati attraverso un tavolo convocato dal prefetto che ha appunto convocato le organizzazioni sindacali, quelle datoriali e anche gli enti e le istituzioni preposte al controllo e alla vigilanza sulla sicurezza sui posti di lavoro. Stiamo cercando di costruire non solo un protocollo, diciamo un documento formale nel quale tutte le parti si impegnano a fare qualcosa, poi dirò, diciamo, nel dettaglio, ma soprattutto anche stiamo cercando di costruire la possibilità di realizzare, ad esempio per monitorare meglio, un meccanismo di badge elettronico per i lavoratori e le lavoratrici, all'interno del quale possano ovviamente vedersi aumentate le garanzie sulla appunto, tutela e sicurezza all'interno dei posti di lavoro. Questo ovviamente deve essere inevitabilmente affiancato da una revisione della normativa nazionale in materia. Noi abbiamo la principale legge di riferimento che è il decreto legislativo 81 del 2008, che in quanto emanato in quell'anno, appunto nel 2008, ad esempio, non tiene conto di tutta una serie di stravolgimenti nel mondo del lavoro, a cominciare da quello che è accaduto durante la fase della pandemia, ad esempio, piuttosto che a quello che è accaduto in tema di rivoluzione anche dei rapporti di lavoro a seguito del 2009, quindi dell'esplosione della bolla finanziaria, ad esempio. Quindi è una normativa oggettivamente obsoleta che va sicuramente rimodellata e sulla quale è indispensabile, io credo, operare, diciamo,
alcune specificazioni, ad esempio in ordine all'aumento dell'obbligatorietà delle ore di formazione che i lavoratori debbono svolgere prima sostanzialmente di sottoscrivere un contratto di lavoro. Bene, grazie Gianni Palma per quanto ci ha detto, grazie al segretario generale della CGIL Foggia. Grazie. Grazie e buona giornata a tutti voi.